Ciao Bilancia, che crudele che sono stata, ti ho lasciata per ultima. Aiuto, che cattiva l'annina. Ho registrato tutti i segni, però la bilancia la sto registrando adesso che è troppo tardi. Cioè sono le mezzanotte e 40. Vabbè, ma ho finito, adesso vado a nanna. Che dici? Posso andare a nanna? Allora, innanzitutto, benvenuta a Bilancia e ti lascio qui. Tanto so che ti vedi. Sì, dai, più o meno. Adesso andiamo a preparare anche le carte per te. Un attimo solo che le sistemo. E andiamo a vedere le previsioni per il segno zodiacale della Bilancia per il mese di maggio 2023. Vediamo quali sono le news e cosa ti aspetta. Creatività. Tra l'altro, probabilmente non so quanto vi interessi questa cosa, ma ultimamente sto rivalutando tantissimo il segno zodiacale della Bilancia. Davvero, lo sto rivalutando molto molto molto. Cos'altro per la Bilancia durante il mese di maggio? L'allegria. Bene, bene, bene. Attenzione a non essere troppo festaioli. Ve lo dico perché a volte le carte hanno anche dei messaggi nascosti, sapete? Poi, andiamo avanti. Tra l'altro, ho detto una cosa anche negli altri video, ma lo dico anche qui a voi. Io tutto ciò che vedete nel mio canale, investo e finanzio tutto, eccetera, eccetera, io sto pensando di comprare dei nuovi mazzetti e sto mettendo da parte i soldini, quindi abbiate pazienza che presto, oltre ai video classici, ai podcast e agli ASMR con tantissimi nuovi prodotti e contenuti, anche i video così con le carte avranno dei nuovi mazzetti, solo che ci tengo a mettere, diciamo, i soldini da parte, ecco, ci tengo molto. La trasformazione, per questo quando vedete magari qualche pubblicità nei miei video, non skippatela, guardatela perché è il modo che avete per aiutarmi, ecco. Per sostenere il mio canale, perché a voi sembra poco, ma fidatevi di me che fare un video al giorno non è per nulla semplice. E adesso che ne ho pubblicati 12 in un giorno, non vi dico quanto ci ho lavorato dietro a tutti questi video. Wow, mamma mia, che stai facendo, Bilancia? La guarigione. E ultima cosa, vi chiedo di guardare anche il video in base a quello che poi voi siete del vostro ascendente, della vostra luna di Venere. Se non conoscete la vostra luna e Venere, vi basta cercare su internet come calcolare la propria luna, come calcolare Venere, e lo trovate. Io per esempio sono Acquario, ascendente gemelli, luna gemelli, Venere in Ariete. Allora, l'aiuto. Ok, qui io so già cosa dirti, pensa a te. Allora, maggio, tante cose belle. E ti dico, io sei l'ultimo video che sto registrando, no? Quasi tutti gli altri segni sono un disastro, sarò sincera. O comunque non ho detto cose super belle, ma ho detto cose che fanno riflettere, molto motivanti e che comunque vanno a riflettere il mindset personale. Comunque, sfrutta al massimo tutto ciò che il tuo cuore ti suggerisce, punto primo. Vivrai sicuramente, vedo molti momenti di gioia, di creatività, di festa, sicuramente in amicizia, ma vedo anche questi due uomini tra queste donnine, quindi potresti anche conoscere non uno, due uomini, o
o due nuove conoscenze, o due amici, o due persone che tornano dal passato, o, ultima ipotesi, una persona, questa, quindi un po' più, vedi, forte, un po' moro, così, no? Che torna, ritorna dal passato, e una nuova conoscenza, quindi una persona più, con la pelle più chiara, un po' più biondino, magari io mi sto sbagliando, però io mi sento molto questo. E ti sento, ti vedo, no? In questo maggio di fuoco per te, titubante, no? Tra questi due uomini, ma magari, non so. Questa guarigione la vedo internamente a te. Cioè, io vedo che tu finalmente trovi un po' pace con te stesso, con te stessa, capisci un po' cosa vuoi fare, lo sai già, ma metti un po' i puntini sulle i, trai le somme. Sappiamo bene che maggio è un po' il mese in cui capiamo chi siamo, cosa vogliamo fare, dove ci dirigeremo, e ti sei, io vedo anche che ti sei già preso o presa avanti con alcune cose verso il futuro, che può essere fare quiz per l'università, che può essere cercare un nuovo lavoro, che può essere capire dove andare alle medie o alle superiori, che può essere fare dei percorsi di vita lavorativi, privati. Ti vedo già all'opera, già a fine aprile. Infine, ultima cosa che ti dico, vedo che tu sfrutterai tanto ciò che hai studiato, ciò che sai, chi sei o quello che stai imparando nel tuo futuro per donarti agli altri, per essere utile, per amare con la tua purezza che tu hai, che è unica, quella della bilancia. Bene, io sono sempre onesta, cioè qui c'erano un sacco di cose belle, però in altri video non le ho dette perché non le ho viste. Ma dico sempre quello che c'è, e fidatevi che a volte anche sentire una cosa negativa aiuta a migliorarsi sempre. Vediamo adesso gli oracoli cosa dicono per la bilancia per maggio 2023. Vediamo. Bilancia maggio 2023. Ancora. C'è altro? L'ultima, se no poi basta, mi fermo. C'è altro per la bilancia nel mese di maggio 2023? Questa. Andiamo a vedere. Allora, guarda, allora io ti dico intanto di andarti a vedere gli altri video, perché l'ho detto in tutti gli altri video, non lo ripeto più. E qui lo confermo, dato che è l'ultimo video. In tutti i segni zodiacali è uscita questa carta o una carta simile, nel senso che è un po' un messaggio rivolto un po' a tutti, cioè è come se ci fossero dei segni, no? Delle persone o comunque dei momenti in cui non avete fiducia, siete titubanti, vedete questo aiuto, cioè cazzuti in ciò che siete, in ciò che credete, ok? Fiducia interiore, e non lo dico più perché l'ho detto in tutti i video dei segni, basta. Poi, sì. E invece in un altro video con un altro segno era uscito un no. La risposta alla tua domanda è sì. Presto riceverai la risposta affermativa che stai attendendo, raggiungerai quel traguardo per cui hai lavorato sodo. Ti avevo detto io che ci avrai i frutti del tuo lavoro, e se guardando questo video speravi di trovare una risposta o cioè avevi una domanda che ti frullava nella testa o speravi in un consiglio in merito a qualcosa che provi dentro di te e volevi trovare la risposta guardando questo video e trovando il mio aiuto, quello che ti dicono le carte è yes, quindi approvato. Ultima, quindi 777 o 722 18 18 18 abbondanza, tu sei ricco. Giunge la tua vita con un flusso di denaro inaspettato, quindi molta ricchezza anche. I tuoi timori vengono rimossi. Abbraccia la ricchezza e la prosperità. Infatti ti ho detto, la guarigione, l'allegria, la creatività, è tutto, cioè, è più di così, è tutto confermato. E mi raccomando, guardati anche il video del tuo ascendente Venere e Luna, e importantissimo, aspetto un tuo commento per sapere cosa ne pensi di tutte queste cose. Devi per forza commentare, io devo sapere se ti sei ritrovato in ciò che ho detto o no. Ti aspetto nei commenti, guai a te. Ciao, buonanotte, un abbraccio.